Bellini, per gli amici Piero, il poeta di Castelvecchio, nasce il 16 agosto del 1943. La sua curiosità, poi trasformatasi in passione per la letteratura, si presenta nei ricordi dell'autore con un'immagine netta e ben definita, allorquando la figura paterna rivive nell'atto di raccontare fiabe e favole leggendole da un libro, quel libro che servirà anche per la lettura in luoghi pubblici, davanti ad un pubblico adulto, quel libro che per vicende misteriose finirà in America per non più ritornare in Italia. Tutto questo avviene quando Pietro è in età prescolare. Un altro fotogramma per quella che in futuro poi sarà la molla che lo spingerà a mettere su carta i suoi pensieri e le sue emozioni. Siamo in età scolare quando un suo scritto, assieme ad altri, viene stampato su ciclostile e letto all'interno del plesso scolastico da lui frequentato. Ora un bel salto nel tempo, 20 anni. Emigra in Germania più per spirito di emancipazione che per necessità. Tappa Wiesbaden, città della Germania centro-occidentale, famosa per le sue acque termali, dove trova lavoro come falegname prima e carpentiere poi. Nella città è presente una folta comunità italiana, nella quale Pietro si inserisce tranquillamente, diventando in breve tempo attivo protagonista, assiduo frequentatore del centro italiano, nonché figura di spicco, diventa presidente dell'associazione Pro Amicizia. Il suo tempo libero è occupato da tre passioni fondamentali: musica, teatro, letteratura. Come musicista fa parte di alcune band locali, tra cui vanno ricordati i Principi e i Solidali, quest'ultimo gruppo da lui stesso fondato. Suona centro italiano, ma non solo, molte le uscite in altre città tedesche, è il bassista del gruppo, nonché autore di alcuni testi. Altra sua passione, che poi riprenderà anche al suo rientro in Italia, è il teatro. Anche qui svariate le sue partecipazioni a commedie teatrali, dove recita di solito come attore protagonista e anche aiuto regista. Nei suoi ricordi la sala sempre piena, stracolma di gente del centro italiano. Arriviamo così alla letteratura. In Germania esistevano all'epoca delle pubblicazioni con degli spazi che trattavano il tema dell'emigrazione. Molto spesso venivano organizzati concorsi di poesie per emigrati, e in questi concorsi Pietro decide di partecipare, ottenendo tra l'altro vari riconoscimenti. Ci piace ricordare la sua poesia Figlio mio, che nel 1977 ottiene una segnalazione all'interno di un concorso che vede la partecipazione di 268 autori residenti in 11 nazioni diverse, tra cui anche Stati Uniti e Australia, presenti con 672 poesie. O l'anno 1979, quando con la sua poesia Ricordi vince il concorso organizzato dal mensile Comunità Aperta in occasione dell'anno internazionale del fanciullo. Il suo rientro definitivo in Italia arriva nel 1981 e sul travaglio, sulle emozioni e difficoltà di questo periodo vi rimandiamo al racconto Il rientro pubblicato nella pagina a lui dedicata. Arriviamo ai primi anni 2000. Tornato in Italia, le sue passioni sono rimaste intatte, ma rimangono all'interno delle quattro mura domestiche. E degli inizi anni 2000 sono tre serate ai Parchi della Vita di Castelvecchio Monteporzio, dal titolo La storia siamo noi, in cui si riportano alla luce fatti, avvenimenti e personaggi del passato. È in questo ambito che la comunità castelvecchiese scopre il Pietro autore. Di qui inizia un nuovo periodo come attivo protagonista.
abbiamo presente, a parte le già citate serate, La storia siamo noi, come attore, regista in commedie teatrali, dialettali, nel gruppo teatrale dell'Oratorio di Castelvecchio. È del 2007 la collaborazione nella stesura del libro Voci e colori dal borgo, in cui vengono pubblicati alcuni suoi scritti. Nel 2010 è uno dei primi collaboratori di Teleschianto in una duplice veste, sia come inviato speciale, sia come autore del programma Pillole di Storia, in cui presenta uno spaccato della vita del tempo che fu. Purtroppo non sempre c'erano giorni così fortunati, e allora si era costretti a trovare altre soluzioni. Prende parte ad avvenimenti culturali quali la Tre Giorni di Cenere, con la presenza di artisti arrivati da varie parti d'Italia, o le serate d'autore sempre a Castelvecchio. Alcune sue opere vengono pubblicate nel libro Spigolature 2, edito nel 2015 a cura dell'Associazione Monteporzio Cultura, su idea di David Guanciarossa. Negli ultimi mesi si è ritirato man mano dalla vita pubblica, dedicandosi all'archiviazione e alla catalogazione delle sue opere su quaderni, alcuni dei quali potrete trovare nella pagina a lui dedicata nel sito Alla scoperta di Monteporzio e Castelvecchio.